Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Ci sono delle importanti novità per quanto riguarda il nostro dispositivo vocale e c'è anche da festeggiare un anniversario, sì, quello della Fire TV. Sono 10 anni che la Fire TV ha avuto delle evoluzioni nel tempo e in coincidenza con questo anniversario, negli Stati Uniti, la nostra assistente vocale verrà inserita all'interno delle Fire TV e verrà aggiornato il Fire OS, che sarebbe il sistema operativo della Fire TV, inserendo all'interno l'evoluzione della nostra assistente vocale, quindi avendo un inizio di intelligenza artificiale. Tutto questo renderà la nostra Fire TV, la nostra, per adesso quella degli Stati Uniti come al solito, la renderà sicuramente più umana e più pronta a rispondere con un vocabolario molto più ampio. A settembre hanno fatto una presentazione di un Echo nel quale era stata inserita la versione beta, passatemi il termine, di questa intelligenza artificiale, dove il presentatore dialogava come se dialogasse con un amico con il nostro assistente vocale, dando delle informazioni, chiedendo informazioni, e questa rispondeva in maniera molto completa e attingendo a varie informazioni che l'utente, l'interlocutore chiedeva. E sinceramente, vedendo quella presentazione, sono rimasto sbalordito, ma come penso tanti. Però c'è da dire che questa evoluzione dovrà avere ancora parecchi aggiornamenti, quindi da un certo punto di vista che non arrivi immediatamente qui da noi è anche meglio, in modo tale che magari arriverà una versione già più definitiva e con poche pecche, perché di solito le prime versioni hanno sempre qualcosa che non va. Qualche video fa vi avevo detto che parecchi rumor indicavano che questa versione avanzata sarebbe stata a pagamento, ma da oltreoceano il magazine The Verge ci fa sapere che probabilmente questa cosa non avverrà. Ha avuto la possibilità di poterla testare e ha confermato che attualmente ci sono ancora parecchie lacune da dover colmare in questa versione. Hanno fatto degli esempi su che cosa è abbastanza ferrata la nostra assistente vocale. Mi viene un po' da ridere a dirveli, però dalle prove che hanno fatto indicavano determinate scene di film e l'assistente riusciva a capire qual era, indicarti dove vederlo e se poi fosse anche nella versione gratuita come streaming. Naturalmente Amazon ha immediatamente dichiarato che queste lacune nel breve tempo verranno sicuramente colmate e con i nuovi aggiornamenti si andrà ad avere un modo di poter dialogare con il nostro assistente vocale sempre più umano. Tant'è che leggendo su vari forum sembra che alcuni giornalisti americani che hanno in test alcune versioni hanno già ricevuto parecchi aggiornamenti che hanno reso il nostro assistente vocale già molto vicino a una versione avanzata, dando così la possibilità di avere un dialogo molto più fluido ed umano, ripeto, perché ci tengono a sottolineare questa cosa, che si va verso un dialogo quasi paritario con una persona. E ripeto, la questione che arrivi in Italia più in là, in questo caso, secondo me ha dei risvolti positivi, perché probabilmente arriverà già una versione che soddisfa appieno le nostre aspettative. Tornando invece a parlare dell'anniversario della nostra Fire TV, in tutto il mondo nel frattempo, in 10 anni, ne sono stati venduti 250 milioni. Quindi non proprio bruscolini. Questo perché? Perché le persone che hanno capito la potenzialità di questo prodotto l'hanno subito acquistata, anche perché poi hanno ridotto parecchio il prezzo e in base alle proprie necessità hanno acquistato anche la versione da 20 euro quando sono in offerta. Sintetizzando i 10 anni, partendo da lontano, 2014 c'è l'uscita naturalmente della Fire TV, nel 2015 c'è l'integrazione con il nostro assistente vocale, 2016 integrazione del nostro assistente vocale con Voice Remote, 2017 la Fire TV viene inserita in alcuni modelli di televisori, 280 modelli per l'esattezza, e questo dà uno slancio ancora maggiore al prodotto. Nel 2018 esce la versione Cube della Fire TV. Nel 2019 i comandi vocali da dare al nostro assistente vocale tramite la Fire TV diventano sempre più veloci. Nel 2020 viene inserito il text banner e nel 2021 Amazon si lancia con la propria gamma di TV. 2022 supporto per lo streaming, supporto per apparati acustici particolari e nuova modalità ambiente. Nel 2023 esce la nuova versione della Fire TV 4K Max di seconda generazione con Wi-Fi 6E.
2024, nella Fire TV viene inserita l'intelligenza artificiale, come detto prima. Naturalmente aspettiamo i vari sviluppi. Bene signori, questo era per rendervi partecipi delle novità e dell'anniversario della nostra Fire TV. Io vi lascio qui sotto il link in descrizione qualche modello di Fire TV per poter visionare i prezzi, perché attualmente ce n'era qualcuno in offerta su Amazon. Vi ripeto, quando io metto i video, lascio sotto i link, nei momenti in cui li lascio, molto probabilmente ci sono dei forti sconti. E naturalmente se poi il video viene visto nel futuro, più si va avanti, più naturalmente i prezzi possono variare. Detto questo, vi ricordo che la Fire TV Stick è quell'apparecchio che vi rende smart qualsiasi televisore. Io direi che è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!